Ora la parola alla professoressa Donata Francescato, psicologa e docente alla Università La Sapienza di Roma. Buongiorno, come sola donna del pannello, io mi sono chiesta, e domani ne parlerò ovviamente di più perché nella diversity, la differenza di genere, quanto contino ancora in Italia, e ho deciso che sarei andata a esaminare, grazie a questo grosso rapporto, quali sono le possibili idee guida per cambiare, perché questo è il problema centrale, il coraggio, ritrovare il coraggio di cambiare a livello individuale e a livello sociale. Allora cosa ho pensato? Che noi siamo in un paradosso, abbiamo un problema perché l'economia della conoscenza ha funzionato fin troppo bene, gli abbiamo dato il compito di creare macchine intelligenti, le hanno create così tante che secondo i diversi sondaggi ho il 49% di tutte le occupazioni, ho il 5% completamente, ho comunque il 9%, ho il 47%, comunque un grosso numero di occupazioni non ci saranno più. Ma attenzione, la buuona notizia che finalmente mi ha sollevato un po' l'animo, perché ovviamente il rapporto è un po' deprimente, no? Allora, la McKinsey ha detto però non avverrà così in fretta perché costa troppo. Ho guardato cosa hanno fatto, hanno contato che ci sono 1.600.000 camionisti in America. Ma che cambiare il parco di camion costava 3 trilioni di dollari. E per cui dice questo cambiamento avverrà per fasi, non produrrà un esodo di massa, proprio perché non ce lo possiamo permettere, non se lo può permettere nessuno. Questo ci dà del tempo prezioso per passare dall'economia della conoscenza, che per sua natura è inventando una tecnologia toglie posti di lavoro oltre che crearne, a quella che ha una base, ragazzi, infinita, l'economia relazionale, quella che punta a creare nuove relazioni. Guardate perché Facebook c'ha 1 miliardo di persone, amici, dice, venite, create amici. Ma vi do un'altra notizia, per me sorprendente come psicologa. Hanno inventato 5 anni fa in America un servizio di incontro sentimentale più seri, non per trovare, diciamo, il contatto di una sera, ma per trovare rapporti. Un terzo dei matrimoni americani, delle coppie americane nel 2017 ha avuto incontri qui, cioè hanno creato nuove relazioni, un'economia che crea nuove relazioni. Pensate quanta gente disperata per trovarsi il partner e non lo trova. Questi qui li ha aiutati a trovarli. Se volete poi più dettagli ve li racconto. Allora, ma tutte, io mi sono fatta un studiello su quali sono le aziende che nel mondo stanno usando le relazioni per ottenere qualcosa, che qui spero che gli economisti vi spiegano cos'è, perché. Allora, Airbnb, quello che invita ad andare a casa tua per viaggio, dice so you can belong anywhere, cioè tocca il principio dell'appartenenza e del sentirsi a casa. Il secondo, Slack, ha creato un servizio internet sui luoghi di lavoro che fa comunicare molto meglio le persone fra di loro e hanno già 4 milioni, nato nel 2009. Snapchat, 2011, ha creato un sito per teenager, 150 milioni già adesso. Tesla addirittura ha lanciato un proclama per trovare la macchina che no, e ha già ricevuto 363.000 persone, ha pagato $1.000 per avere la prima macchina che lui riuscirà a costruire. Spotify, lo sapete tutti, scarica per 40 milioni di utenti le canzoni, anche a pagamento adesso. Ma a me mi hanno interessato 2 o 3 servizi che si chiamano Square e Venmo, che voglio esplorare, dal 2009 al 2000, tutti e due il 2009, hanno aiutato a cambiare, cioè a scambiare pagamenti finanziari tra le persone, per cui le banche non c'erano. L'altra cosa interessante è questo Waze 2008. Cosa hanno in comune questo qui? Waze è per fare 150 milioni di user e praticamente condivide i viaggi. Cosa hanno tutte in comune? Che questi qua, sono andata ai loro siti, si sentono membri di una comunità e che si basano per cui le loro relazioni su qualità che soltanto gli esseri umani hanno per ora. Poi magari l'affective diciamo tecnologia riuscirà anche a parlare con i robot empatici, però il problem solving, la capacità di compassione, le creare fiducia e speranza, come cercando di fare io adesso, un senso di appartenenza e darsi scopi etici, è propriamente umano. Allora sta economia relazionale, quella che dobbiamo sviluppare, puntando sui beni relazionali o su componenti molto forti relazionali in qualunque bene troviamo. Allora, cosa ci vuole in Italia per cambiare? La svolta culturale, cioè, siccome noi siamo ricchi di aree problema, cosa possiamo fare?
cercare opportunità nelle aree problema. La prima, noi siamo agli ultimi posti, e io lo dico con tanto dolore, che sono un docente universitario che ha fatto formazione, lavoro con i dropout tutta la santa vita, e siamo ancora qua, 20% di ragazzi non finiscono neanche le scuole superiori, e soltanto un misero 23% si laurea. Ok, allora, noi abbiamo un problema centrale. Bisogna che i politici, per favore, date un segnale forte creando il Ministero del Benessere. Il Ministero del Benessere deve essere creato, che aggreghi le competenze attribuite, alcune delle competenze, ai Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dei Beni Culturali, dell'Ambiente e Florismo. Perché lo spiego? Bisogna rivoluzionare il modo in cui sono questi ragazzi, nostri ragazzi, imparano, sia i ragazzi sia quelli che poi devono trovare un nuovo lavoro. E cioè, le materie devono promettere tutte le materie, il percorso scolastico che va immaginato ed è già fatto in alcuni posti, come percorso d'aula, esperienza lavorativa e esperienze virtuali. La combinazione permette di sviluppare quello che loro chiamano i fondamenti fondamentali dell'umano, e cioè problem solving, creatività, cooperazione, ma anche capacità di continuare a imparare velocemente. E soprattutto, questa è la chicca, sviluppare la curiosità, che è tipicamente umana e che permette, come la fai questa in pratica? Io l'ho pensato e l'ho anche sperimentato, praticamente non è più come i nostri studi tecnici migliori, hanno tutti delle piccole imprese o grandi imprese che mandano a fare, diciamo, stage, ma questo è la nostra scuola deve essere una gabbia per i nostri ragazzi, infatti le loro visioni sono dantesche, ma infernali dantesche, no? Paradiso, cioè quando gli devi fare un disegno. Ma perché? Noi, se per caso sbagli la scuola superiore, abbiamo la classe tana, dove tu rimani per 5 anni con una classe di persone che non ti piacciono, ok? Questo è il nostro sistema, che non esiste nel mondo, solo noi lo teniamo. Poi, se vai all'università e ti sbagli facoltà, perdi tempo e basta. Perché io sono qua, vi parlo da psicologa, dopo che in America mi hanno dato la possibilità di passare da lingue a studiare biologia, sociologia, antropologia, e finalmente ho trovato all'età di 24 anni un campo che mi piaceva, cioè hanno lasciato che sperimentassi. Qui l'Italia deve cambiare l'università, deve essere possibile iscriversi a molte facoltà la prima volta, non una sola, quando la maggior parte non sa cosa vuole a quell'età. L'altra cosa, allora, per fare, devono fare esperienze didattiche guidate, cioè non è semplicemente fare esperienze di lavoro, ma di lavoro diverso dalla scuola che tu stai frequentando, in modo che tu fai soltanto adesso, che ne so, il classico, ti vai a vedere delle cose che hanno a che fare con i musei e altre cose, cioè che ti allarga a me quello che ha fatto a me, e io lo propongo per tutti perché è una cosa veramente che si può fare, che se li porti in giro, ragazzi, drop out, e fai vedere tanti possibili mestieri, gli scatta qualcosa. E chi fa questo? Un istituto territoriale per ogni distretto scolastico, questa è la proposta di legge che faccio qui, cioè che questi tutor territoriali sono quelli che hanno il compito di dire la scuola non è solo abbinata, se è uno scientifico con questa cosa qua, così i ragazzi vedono sempre la stessa manfrina fatta o insegnata, e possono abbinarsi invece a, che ne so, cooperative, servizi culturali, servizi sanitari, possono andare negli ospedali, possono cioè vedere prima di finire la scuola media superiore un sacco di professioni, ok? Questa è la cosa importante. L'altra cosa importante, tutti voi conoscete come sta aumentando il bullismo, cioè la violenza nelle scuole, perché ci stanno male, per cui diventano violenti. Allora bisogna fare educazione socioaffettiva che insegna a sviluppare quelle cose positive, ma anche a come gestire ira, rabbia, gelosia e invidia, che sono componenti della nostra umanità e vanno imparate a gestire. L'altra cosa è questa lettura dei territori. I nostri ragazzi escono dalle superiori, di solito non hanno idea cosa fare, anche perché non conoscono i loro territori, cioè non conoscono bene, diciamo, e non sanno esaminare i gruppi a cui appartengono, le organizzazioni a cui appartengono e le comunità locali virtuali a cui appartengono. E ormai ci sono gli strumenti, li hanno sviluppati gli psicologi, i sociologi, basta usarli. Ah, per cui, oltre a questa cosa qua, bisogna sviluppare moltissimo la parte online, il collaborative learning online. Il famoso Economist, che citava anche un mio collega qua vicino, venerdì ha fatto il numero di questa settimana dell'Economist, lo consiglio a tutti, perché hanno fatto un sondaggio sui migliori diciamo, programmi online per i lavoratori che hanno perso lavoro, che cercano lavoro o che devono provare un altro lavoro.
ed è affascinante. Io ho lavorato 10 anni con online e posso dire che ottieni dei risultati pari o meglio di quelli faccia a faccia, ma soprattutto questi sono programmi corti, mirati, con moduli che attraggono le persone che lavorano. Per cui questa è la grande priorità. La seconda, problema italiano che viene fuori anche qua, l'ha appena detto lui, siamo vecchi, abbiamo così tanti vecchi, e beh, che i vecchi non sono un'opportunità di lavoro? Pensate a quanto si possono fare, chi si occuperà di fitness degli anziani, chi si occuperà dei grandi anziani, con l'assistenza domiciliare e le case di riposo, si fanno programmi innovativi, per esempio ho suggerito triadi, non le badanti che continuano a cambiare, ma facciamo una triade fra che vadano d'accordo, l'anziano, il parente e il vecchio, in modo che durino di più. Poi il co-housing, ci sono esperienze di co-housing, tutte queste cose qua che si possono fare. Ma soprattutto, mi piace che non c'è qui la ragazza della start-up, ma se uno di voi ci vuole una start-up, io ho un'idea. Qual è la cosa che di sicuro non mancherà, visto che siamo così vecchi? A cosa ci prepariamo tutti, noi vecchi? La morte. E cosa manca in Italia? Un servizio laico di funerali. Io stessa... Tutte e due cose. Nicola, manca il servizio laico perché a Roma devi finirti a prenotarti in un piccolo tempietto dove non raccogli quasi nessuno, a meno che non c'è proprio nessuno che ti voglia venire a salutare. Per cui, perché questo? Io l'ho imparato a Vanuatu. Vanuatu è un'isola, cioè un insieme di 80 isole, dove la gente ha una cerimonia di preparazione alla morte che consiste nel fare una grande cena, una grande festa, col signore anziano che pensa che morirà fra breve, e dove, attenzione, non cosa fanno? No, lo so che vi toccate tutti i cosi, ma toccate, ma toccate, è un'idea di startup magnifica perché c'ha un pubblico certo. C'ha un pubblico certo. Allora, fatemi sentire, ma Vanuatu cosa fanno? Si mettono insieme e la persona che sta per morire si riconcilia e chiede scusa a chi ha fatto torti. È bellissimo, perché questo non farlo tutti noi, che abbiamo spesso rapporti cattivi, familiari, interpersonali, di lavoro, questo chiedere scuse e perdonare ovviamente e prepararci alla morte è un altro compito importante che le varie start-up potrebbero fare e avrebbero dei clienti molto numerosi, ok? L'ultima cosa è la stessa cosa che ha detto Enrico, anch'io ho avuto l'idea di promuovere quella che si chiama la solidarietà intergenerazionale per diminuire gli scontri possibili, che potrebbe avvenire sì in famiglia, ma soprattutto per la famiglia consiglio. Curate i rapporti con i vostri nipoti, perché da vecchi vecchi saranno loro a potervi dare un po' d'aiuto, i vostri figli saranno troppo vecchi pure loro, per cui i nipoti sono la cosa fondamentale. Ho fatto una ricerca e confermato, i nipoti trattati bene dai nonni nell'infanzia, curati nell'infanzia con buoni rapporti, tendono ad aiutarli da vecchi, ok? L'altra cosa è i vecchi possono fare un sacco di mentoring e diciamo ai giovani, per cui se hanno voglia di continuare a lavorare, oltre a pagare le tasse che ospitava il Mentana, possono però continuare a lavorare. In ultimo, questo vi farà ridere, ma quando io ero depressa ho detto, misericordia qua, mi diranno, come fai a fare queste cose in Italia che è un paese di bassa fiducia nelle classi dirigenti, alta rivalità tra i gruppi dominanti, presenza diffusa di corruzione e infine di mafie? Beh, ho pensato, ma questo è un campo da lavorare. Mi è venuto in mente che Padrino e, diciamo, Gomorra hanno avuto una grande fortuna. Cosa hanno basato? Sul nostro patrimonio di esperienze negative. Noi siamo un paese ricchissimo di esperienze negative. Cioè, volete parlare di corruzione, volete parlare di terrorismo, volete parlare di stragi, di curiosità per morbose, per delitti speciali? Noi potremmo fare percorsi. Io qua propongo che venga dato, e lo propongo davvero ai 5 Stelle perché i giovani siete voi, praticamente dobbiamo dare più spazio al turismo nero, l'ho chiamato. Turismo nero, che è un turismo esperienziale, per tutti questi morbosi ragazzi allevati a videogiochi che cercano giustamente, diciamo, di avere quelle che ho chiamato emozioni che sono di sofferenza estetica, ecologica e affettiva. Cioè, quando vai in quei posti è un po' come andare ai campi di concentramento in Germania, no? Soffri un pochino, ma al tempo stesso dici, come sono fortunato che non sono nato qua. Ecco, praticamente io penso che questo qui potrebbe diventare un lavoro in molte province del centro-sud, che sono le regioni che hanno avuto più mafia, terrorismo, eccetera, che potrebbero qui i ragazzi, non sto scherzando, sembra un'idea bislacca, ma è un'idea vincente, perché praticamente, grazie, qui mi spiace che non c'è più mentale, grazie a tutto il porcile che ci viene messo in televisione, in cui ci sono sempre soltanto
episodi guerreschi, diciamo, dove la morte regna da padrone, domani tornerò perché le vittime sono sempre donne, quasi mai, sempre, è molto importante secondo me che invece noi approfittiamo di queste mine, perché la nostra, è vero che sono i beni culturali, ma anche i nostri errori sono il patrimonio. Perché, lo dico, se guardate la cosa di corruzione mondiale, mica siamo gli unici paesi con questi problemi. Cioè, c'è una metà dei paesi che potrebbe apprendere moltissimo dalle nostre serie televisive, sceneggiate, canzoni e soprattutto visite guidate. Io spero che di avervi un pochino dato un po' di idee che si può veramente fare qualcosa, basta trovare il coraggio di cambiare. Grazie, professoressa Donata Francescato. Allora, sulla scuola di cui parlava il signore che proponeva le equipe pedagogiche nel territorio. Io sarei d'accordo, ma è importante la componente maschile. Prima mi sono dimenticata di dire, l'avevo scritto, che una delle cose più importanti della nostra scuola superiore, e specialmente medie elementari, è mettere più maschi a scuola, non ce ne sono più. E il dropout scolastico è più alto dei maschi per questo, perché non hanno più figure positive maschili con cui identificarsi. Propongo ai 5 Stelle di mettere le quote rosa nelle scuole, le quote azzurre nelle scuole, perché veramente è una cosa tragica. Sta diventando sempre più. Allora, il problema, io ho proposto il tutor territoriale, che è un po' simile come idea, ma il tutor è una persona che deve avere in testa che i nostri ragazzi vanno mostrate pluri possibilità di vita e di lavoro dalle elementari, come fanno in Islanda, per cui deve coordinare, diciamo, interventi che non vanno soltanto a fare l'alternanza lavoro in quella cosa che già sto facendo. Come dicevo prima, questa equipe deve essere in grado di conoscere bene il territorio, avere un capitale sociale molto ampio e di movimentare, diciamo, queste esperienze in direzioni multiple. Questa è la cosa importante, come si cambia. Come si cambia ne parlerò moltissimo anche domani, perché saremo su il problema dei quelli che non lavorano e studiano, e io sono contraria a un solo reddito di cittadinanza che non sia anche un reddito di rimotivazione all'impegno e al lavoro. Domani parlerò proprio in dettaglio come i psicologi ormai hanno elaborato delle tecniche precise per aiutare sia, che ne so, i dirigenti che perdono il lavoro, sia coloro che hanno mai lavorato, i drop out, per rimotivarli. Domani, se vi interessa, il pomeriggio si sarà dedicato anche a questo. Stessa cosa per le donne. Mi spiace, io non ho potuto parlare oggi, proprio io non voglio parlare quando parlavo di natalità che è bassa, di gender, ma domani parleremo di gender, parleremo di perché in Italia le donne fanno poco i figli. Hanno un sacco di ragioni per non fare pochi figli. Ve ne anticipo una: i mariti, 3,5 ore di lavoro, la moglie a casa e loro un'ora ancora, e c'è un gran progresso, hanno fatto 17 minuti in più in media, 17 minuti in 5 anni, capite perché le donne italiane, poi domani canteremo tutti gli altri problemi, ma anche questo, come cambiare la mentalità del maschio italiano, per esempio convincervi che non perdete la mascolinità se stirate, il 3% dei maschi tira, gli altri no, quando ho chiesto perché non è un lavoro da uomini, e vabbè, stirare è un lavoro bello invece, perché puoi pure sentire la musica, puoi fare quello che ti pare e in più ti muovi le mani, le dita. Cioè, però è interessante capire che siamo rimasti nel 2017 a darmi ancora questa risposta. Ed è una delle tante ragioni per cui noi, la parità, siamo il paese più indietro in Europa. Domani vi dirò le statistiche. Siamo aumentati in due cose, per dirvi le cose, perché io sono ottimista, come avete visto di carattere. Due sono aumentate, l'educazione e la salute. Ma malissimo ancora la politica, 5 Stelle, dove parli di più, e perché avete già fatto un po', voi portarne metà, però bisogna comportarle oneste e competenti le persone, perché altrimenti uno si scoraggia subito. E l'altra cosa importante ovviamente è il lavoro, che in Italia noi siamo per le donne con una percentuale bassissima, anche includendo il lavoro nero. L'ultima cosa sulla negatività e complimenti, grazie per l'idea che era voler essere una provocazione, ma non tanto, è il turismo nero, io spero, Pecoraro, se ti interessa, che questo turismo nero venga implementato per due ragioni: non è per mettere il negativo al centro, ma è per riflettere sul negativo. Non c'è cambiamento se tu non elabori il tuo passato, e noi come nazione siamo un po' carenti in questa capacità di ricordare, siamo più capaci di dimenticare, siamo un paese superficiale in questo. Io vorrei fare il turismo negativo perché i ragazzi, le persone che vengono, gli stranieri, ci danno occasione a queste guide a noi di riflettere su perché c'è tanta corruzione in Italia. Perché c'è tanta mafia?
perché ci sono tanta curiosità morbosa se qualcuno uccide un genitore, perché ci sono tanti femminicidi e la gente va a vedere il posto dove qualcuno ha ammazzato qualcun altro. Secondo me non bisogna avere paura della nostra parte negativa, né quella personale, ognuno di noi ce l'ha, ognuno di noi ce l'ha. Non facciamo finta di essere angeli perché non lo siamo. Però quando è collettiva potrebbe darci, io ho pensato sempre a cose che possono avere un doppio vantaggio. E il turismo nero, secondo me, è come i funerali laici, c'ha un doppio vantaggio. Tocca due argomenti tabù, la morte, qui tutti appena parlavo, ho già visto tutte le mani che andavano sotto. Cioè, non morirete perché parliamo di morte, però i funerali laici mancano in Italia. Mancano queste cerimonie di riconciliazione. Tanta gente, io li ho visti poi in terapia, tristissimi che non hanno mai detto a suo padre o al papà o alla mamma che gli volevano bene o qualcosa, cioè che portano rancori secolari, familiari, ne parlerò anche domani. Per cui poi quando muori non sei contento perché ti senti di aver fatto qualcosa di incompiuto, eh? Vanuatu, fanno queste cerimonie per compiere questo percorso, perché dobbiamo, la nostra vita deve finire, finirà, i grandi anziani lo sanno, che prima o poi il traguardo, anche per loro, no, ci sono quei matti che dicono io campo fino a 120, dico ma chi ti prende cura di te poi per altri 20 anni? Per cui bisogna essere anche un pochino realistici, che la preparazione alla morte è una cosa importante. E per quanto riguarda, diciamo, l'ultima cosa è il turismo negativo è un modo che combina un po' di divertimento al ricordo di cose difficili perché non avvengono più, perché avvengono di meno. Non ho sentito. Il rischio di emulazione. Beh, allora scusa, dimmi un pochino, perché tutti, è chiaro, Gomorra, tutte le nostre trasmissioni televisive, ma non è detto, perché c'è una cosa interessante in psicologia. Noi imitiamo quello che vediamo, questo è vero, per cui avresti ragione, ma c'è pure tutta l'altra cosa, che in realtà noi ci poniamo anche criticamente su quello che vediamo essendo esseri umani, e per cui a volte la tua rabbia la viene gestita tramite lui che fa qualcosa che tu poi non farai più, perché vedi le conseguenze. Sì, l'importante è questo tutor territoriale che deve spiegare, non può portarli in giro così, deve aiutarli, attivarli, e questa è la cosa più bella dell'educazione, cioè attivare le menti e i cuori insieme. Sapete chi l'ha fatto benissimo? Conoscete il Chelsea? La squadra del Chelsea? Sapete chi abbiamo esportato noi là? Conte, che ha fatto una leadership empowerment, che mi sono detta, devo andare a intervistarlo, lo metto nel libro, perché io sono anni che predico che occorre avere leader competenti, motivanti, che facciano crescere le persone. Ragazzi, ha intervistato i suoi giocatori, ognuno si è sentito con la fiducia, con l'interesse, ha creato proprio una cosa collettiva fra di loro, persino quando uno gli è morta la mamma tutti sono andati a aiutarlo per star meglio. Cioè è stato bravissimo Conte a creare che cosa? Una comunità in un gruppo di alta competizione come sono quelli. Io veramente ero allibita. E poi sapete chi l'ha scritto questo? L'International New York Times, ammirato, ho detto toh. E lui ha scritto un libro chiamato, non a caso, Cuore, Testa e Gambe, come dire, ci vogliono tutte e tre. E questa è l'ultima cosa che vorrei dirvi. Grazie, grazie.